Questa sera ci ritroviamo qui al Comune nelle tematiche sociali che abbiamo attraversato in questi ultimi mesi e ci occuperemo di famiglia. Qual è il messaggio che oggi lei ci dà a tal proposito? Il messaggio è che, insomma, più è in crisi la società, più si scopre che è importante la famiglia. La famiglia che è stata molto bistrattata e trascurata anche nelle politiche sociali, anche a livello educativo, e ora pensiamo ai consultori che dovevano familiari, che avevano una funzione di sostegno alla famiglia sul piano proprio educativo, che poi sono diventati poliambulatori. Io credo che il messaggio è che la famiglia ancora oggi è indubbiamente il punto, la base della società, perché lì avviene l'educazione dei bambini, l'interiorizzazione delle norme morali, dei comportamenti sociali. Se si sfalda questa, cioè abbiamo attraversato un periodo in cui i diritti sono stati interpretati molto in senso individualistico, quindi la libertà del soggetto a volte ha significato trascurare il più debole, trascurare l'altro. Dobbiamo ridefinire, sì, qual è il ruolo della famiglia. Ovviamente si è confuso, c'è una molto confusione semantica, esatto, di significati, sì, che non giova al problema. Se invece si getta un po' di chiarezza anche sui concetti, allora ci si può, penso che anche certe divisioni si possono anche superare con una chiarezza di significati. Cioè, prima la famiglia era quasi zero, adesso tutto è diventato famiglia, e non è così, perché bisogna vedere quello che è il concetto fondamentale della famiglia e le altre forme di aggregazione che hanno una loro dignità e anche una loro riconoscibilità a livello giuridico. Ecco, io so che lei è una persona, un professionista che si occupa e si preoccupa della famiglia, ha dedicato tutte le sue ore, tutta la sua professionalità. Vorrei appunto sapere da lei cosa vede, cosa prevede in questo prossimo immediato futuro che ci vede così sconfortati, perché stiamo passando forse un momento, forse il più tragico dopo il dopoguerra, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto etico-morale. Lei è il presidente dei comitati bioetici della Società Italiana della Bioetica, per cui credo che delle risposte ce le potrà dare. Il mio parere è questo, che quando il mare è in tempesta e ci sono delle barche che stanno navigando nell'interno, occorre che i marinai delle singole unità tirino più forte il loro impegno nel remare. Io credo che una delle soluzioni al problema della famiglia non sia soltanto quello di attendere dalle istituzioni quello che deve essere il nuovo ruolo sociale della famiglia, o il rinnovato ruolo della famiglia, perché in questo momento le istituzioni chiedono viceversa alla famiglia dei sostegni per attivare delle realtà di tipo assistenziale. C'è un monito: più tasse, più servizi, più tasse per le famiglie, più servizi. Ecco, questo è chiaro che è la spinta che la società in questo momento richiede alle famiglie. Noi viceversa vorremmo ricompattare un momentino quella dominanza che la famiglia ha come cellula essenziale del vivere civile. La famiglia ha un ruolo sociale altissimo, lo ha sempre avuto, lo deve continuare ad avere, perché non solo è il luogo nel quale praticamente si idealizza e si immagina e si prospetta il ruolo della maternità e della paternità, è il ruolo privilegiato, il primo in assoluto, che riguarda non soltanto le funzioni nutrizionali dei figli, ma soprattutto le funzioni educative. Educare
significa praticamente tirarsi fuori da ogni guado, significa aggrapparsi a dei valori autentici, che sono quelli soprattutto dell'amore, della vicinanza, della sussidiarietà, della solidarietà, per promuovere una società che sia di esempio per i nostri figli. La famiglia non può essere annullata, non esistono le famiglie, esiste la famiglia e bisogna sottolinearla al singolare. I plurali li lasciamo da altra parte, perché nell'ambito di questo percorso occorre soprattutto un patto di fedeltà, non un fatto di fedeltà. E io insisto su questa vicenda del patto, che è una soluzione importante che caratterizza l'esempio, che caratterizza l'impegno, che caratterizza la responsabilità dei coniugi maschio e femmina nell'ambito dei processi educazionali dei figli, o anche quando non ci fossero questi figli, nell'ambito di processi assai meritori di sussidiarietà e di solidarietà nei confronti di bimbi che possono essere adottati. Presidente, oggi ci ritroviamo qui nella sala consiliare del Comune di Bari ad affrontare una grossa tematica quale può essere quella della famiglia. Porta d'Oriente lavora in questa direzione nel sociale, per cui ha sentito quasi la necessità di puntare i fari su questa grossa istituzione qual è la famiglia. Noi siamo onorati di averla con noi e vorremmo chiederle, innanzitutto ringraziarla per averla qui con noi e nel contempo conosciamo la sua sensibilità in tale direzione, il suo lavoro, tutto ciò che lei in questi anni da politico e non, perché anche dal punto di vista professionale lei dedica il suo tempo alla famiglia e tutto ciò che gira attorno alla famiglia. Ecco, le voglio chiedere cosa vede, cosa prevede e cosa la politica può fare in questa direzione. Noi dobbiamo cercare di rinsaldare i temi fondanti della famiglia, perché la famiglia è la base di partenza, il nucleo sociale. Dalla famiglia può nascere una buona società, ispirandoci ai principi religiosi per tutto il mondo, ma per quanto ci riguarda i principi cristiani, cioè di fratellanza. La socializzazione di cui abbiamo bisogno è una necessità impellente, perché il nostro paese sta attraversando una crisi che non è soltanto una crisi economico-finanziaria, ma è anche una crisi etico-morale che soltanto attraverso la famiglia può essere superata. Ecco il valore della famiglia secondo la tradizione cristiana e cattolica in particolare. Ecco, la famiglia soggetto importante nella trasmissione di valori. La famiglia può fare tanto per questa società, per cui noi crediamo, vogliamo che la politica se ne occupi nel senso vero della parola, non pensando soltanto ai bilanci che sicuramente sono necessari nella conduzione familiare e non, ma a dare un input al riconoscimento della famiglia come colonna portante, come cellula di base proprio della nostra società. Io credo che la devastazione sociale alla quale stiamo assistendo è dovuta anche a questo sfaldamento dei principi, dei valori umani che sono invece legati e propri della famiglia, per cui non diventa la famiglia un elemento importante nella quotidianità della vita dell'uomo, ma un elemento indispensabile, fondamentale, sul quale riporre le basi per far crescere e sviluppare la nostra società al meglio. Bene, la ringraziamo, grazie. Le auguriamo tanto lavoro e buon lavoro. Sappiamo, grazie, che lei potrà fare tanto. Cantando se alegra.